Per tutto il mese di gennaio, gli abitanti di Torricella continuano a sfollare di casale in casale tentando di raggiungere Casoli, oramai liberata, attraverso il territorio a valle che costeggia il fiume Aventino, la cosiddetta terra di nessuno. È il pomeriggio del 20 gennaio. C'è la neve alta e alcune famiglie sfollate da Torricella si sono fermate a pernottare nei casolari di Sant'Agata, a un paio di chilometri da Gessopalena. Si tratta di 43 persone, fra anziani, donne e bambini. Altri sfollati di Torricella si fermano a mangiare con loro, poi ripartono perché hanno paura che possano sopraggiungere i tedeschi. Una bella mattina venne i tedeschi, pure da lì ci hanno cacciato fuori. Mio padre e mia madre disse: allora ce ne andiamo sfollati, andiamo verso Altino. Un giorno disse mamma, dice, mo ci serve, se vogliamo fare un po' di pasta, non avevamo la trolla, diciamo, al dialetto, capito? Mo l'andiamo a riprendere. Abbiamo preso quella roba, perché aveva rimasto tutta aperta la casa, tutte cose, e ci siamo rimessi in cammino. E siamo arrivati la sera a Sant'Agata. Nicoletta De Luzio mi disse: statevi qui, sai, compagni, amici di Torricella. No, io non mi ci stengo. Al dialetto gli dicevo: io non mi ci sto qua in cima, perché ho paura, gli dicevo. Era sua amica Nicoletta De Luzio? Sì, siamo andati pure a scuola assieme. Io non mi ci sono voluto rimanere, ho fatto i crapicci con mamma. Io ho detto: no, io qui in cima non mi ci sto. Se andiamo a quell'altra masseria sotto, gli si dice le masserie dei Cicirilli. Poi noi siamo andati a Sant'Agata. Quando siamo andati là, abbiamo visto un fuoco grande, 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 la legna ce la mettava proprio, la legna sana ce la mettava al fuoco. Poi noi abbiamo portato la farina e abbiamo detto a quelle persone: mo facciamo un po' di pasta e ce lo mangiamo stasera. Allora ci stavano 3-4 donne che l'hanno ammassata la pasta di casa e noi siamo messi la farina e siamo mangiata la sera tutta assieme. Venerdì 21 gennaio, a Sant'Agata di Gessopalena, i nazisti trucidano i civili sfollati da Torricella Peligna, forse perché i partigiani hanno ucciso due militari di una pattuglia tedesca. Li rinchiudono in due casolari, senza possibilità di uscita. Poi lanciano sugli sventurati una quantità di bombe a mano che ne dilania i corpi e li fa sprofondare col pavimento. Divampa un incendio che brucia ogni cosa. Il massacro comincia che è ancora notte e continua fino al mattino. Si salverà solo una ragazza, Nicoletta De Luzio, con il fratellino Antonio, miracolosamente rimasti vivi sotto le macerie. La sera siamo state lì, io e mamma, io dormivamo per terra. Mamma a un certo punto mi disse, svegliati, dice, che io ho sentito un rumore che non mi piace. Dopo un po' si sente più le cose, si sente più le botte, e queste casolari che ci stavano se ne sono andate tutte in mezzo al bosco, per paura che non venivano giù i tedeschi. Poi a un tratto vediamo una persona che cala. Oddio, fece mamma, dice, ma questa mi sembra Nicoletta, mi disse. Dice, ma io si avvicina di più, io dicevo, vediamo. Capito? Quando siamo andati lì, quando siamo visti lei e il fratello. Il fratello non poteva camminare perché pure aveva avuto una botta dietro la spalla, alla gamba, lo stesso. E lei lo stesso. E disse, guarda, è successo un macello lassù che non ve lo potete arrivare a immaginare, gli disse. Prima ci hanno fatto restringere tutto dentro una camera e poi ci hanno sparato intorno. E lei si è salvata perché era sotto a uno morto, si era messa, sta Nicoletta. E il bambino? E il bambino si aveva messo sotto la paglia dentro una mangiatoia. Allora disse mamma, disse, mo che facciamo? Mi disse, lo possiamo far morire qua. Mo lo prendiamo e lo portiamo a Gessopalena, al comando inglese. Noi col fratello sulle spalle, una volta io e una volta mamma, e lei sotto un braccio, l'abbiamo portata a Gessopalena, al comando inglese. Noi l'abbiamo lasciata lì e poi siamo venuti via, capito? Che cosa diceva Nicoletta lungo il viaggio? Che diceva? Non diceva niente, piangeva solo. Oddio, 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 faceva. Solo così.
E poi siamo ripassati proprio al punto dove è successo. E io mi ricordo solo che ho visto una testa di una donna appesa a un trave, insomma, capito? No, che pendeva, che pendeva. Ci stavo quattro gambe di altre persone che pendeva la stessa cosa, capito? Poi mamma mi prese e mi disse basta, basta, dice andiamo via, andiamo via. Stavamo a una distanza di 2 chilometri distante, da dove è successo questo, no? Siamo sentiti sparare queste bombe a mano, sparare colpo di fucile, e noi siamo andati, allora è successo, chissà che cosa è successo. Dopo si è saputo. Durante l'inferno scatenato dalle bombe, un altro fratellino di Nicoletta, che stava soffocando per il fumo, si era lanciato fuori attraverso una porta divelta dagli scoppi, ma veniva ucciso da uno di quei giovani assassini. Mentre fra i casali di Sant'Agata si consuma un'orrenda carneficina, gli inglesi sono oramai arrivati a Gessopalena. Tant'è vero che saranno loro a prestare le cure mediche a Nicoletta Di Luzio e al suo fratellino. C'è anche un terzo superstite, Giuseppe D'Amico, che all'epoca aveva 18 anni, scampato alla strage per la sua prontezza di spirito. Quella mattina del 21 gennaio dovevamo andare a prendere da mangiare qualcosa. Allora, c'era la neve molto alta, così alta la neve, ma era sereno, aveva fatto la neve dalla notte del 30 dicembre al 1 gennaio, la neve tutta una volta. Allora, era sereno, si vedeva abbastanza, ma era verso le 5 del mattino, noi partavamo presto, dovevamo andare là e poi ritornare prima il giorno a questa parte che era sicuro che non ci stava i tedeschi. Invece, quella mattina siamo incontrati la pattuglia tedesca vicino a Sant'Agata, poco prima della masseria di Sant'Agata, abbiamo incontrato la pattuglia tedesca, dell'alto, abbiamo fatto la perquisizione e c'ero io, un fratello, la sorella e la cognata. In quattro persone, ha lasciato due soldati piantonati vicino a noi e l'altro è andato a fare la strage alla masseria di Sant'Agata. E abbiamo detto a quello, lasciateci andare, noi siamo borghesi, lasciateci andare, dobbiamo aspettare l'ordine del sergente di questi due tedeschi. Dopo una mezz'ora è tornato altri due soldati, è venuto sopra, vicino a quelle due, ha detto ai compagni Caputo che ci doveva uccidere. Ha detto a noi andate indietro e siamo avviati. A quattro passi, c'è da quel muro là, col moschetto, avevano il moschetto tutti e quattro, il moschetto. E ho visto, io guardavo dietro, ho visto che ha puntato, stava sparando. E mi sono buttato, ho fatto il capriolo in mezzo alle ginestre e sono scappato e mi ho salvato. E gli altri invece? Era morto lui, hanno fucilato. E là, alla masseria, pure una zia, una sorella cugina e la figlia è morta pure là, alla masseria. Bernardo Lannutti all'epoca aveva 15 anni. Vede la colonna di fumo che si innalza da Sant'Agata e si preoccupa. Il giorno dopo suo padre, che ha una proprietà fra quei casali, lo porta con sé con lo zio a controllare cosa sia accaduto. Dice, Sant'Agata sta bruciando. Dice, come fa a bruciare? Non ci sta niente da bruciare. Invece, dopo pranzo di quel giorno, mio padre, mio zio, insomma, e siccome c'eravamo anche un po' rimanendo un po' di roba là, biancherie, avevamo abitato là fino a. E abbiamo andato a vedere, a accertarci anche per accertarci della situazione. E là ho trovato lo spettacolo che è impossibile raccontare, è impossibile soltanto l'odore di arrosto.
della carne umana. Pazzesco. Poi sono tornato ancora dopo, ho ritrovato un canile, cose, dei cani randagi che si sbramava le cose. Poi è stato, sono passati 15 giorni più che non l'hanno andata a seppellire, a pulirle, quindi in quel periodo è qualcosa di strano. E per 20 anni circa, ho sentito sempre quell'odore. Ci hanno mandato a noi l'inglese, ci hanno mandato là, a vedere tutti questi cadaveri che stavano là. Ma perché si era saputo in paese quello che era successo? Sì, si era saputo. Tutti questi cadaveri, sì, che avevano stappesi per i travi, no? Che ci hanno messo a fuoco, no? Hanno bruciato tutto. E poi hanno rimasto qui appesi per le travi, tutto carbonizzato era sta gente. Una ragazzina dietro la porta era rimasta, no? Gli hanno sparato con noi, no, gli aveva tutto il muso, per me quella per terra. Ha fatto una fossa più grande di questa, più grande. E portavamo tutta là dentro, la portavano tutta là dentro, poi l'hanno recuperata. Ma poi dopo un po'. Ma lei ha riconosciuto qualcuno di quei morti? No, sì. Era tutto carbonizzato, che voleva dire?